Beh, credo che non serva una presentazione, mi sento particolarmente inutile, quindi mi fermo molto rapidamente. Ringrazio Enrico Mentana per aver accettato il nostro invito. Di Enrico Mentana voglio soltanto sottolineare l'esperienza trasversale nel mondo dell'informazione italiano. Ha lavorato, come sapete, in Rai, Mediaset e ora La 7. Non vuole, mi dice, e dice che non è opportuno fare discorsi comparativi, spero però che qualche stimolo dall'audience ci sarà in questo senso. Ti lascio la parola, grazie ancora per essere qui con noi. Lo spread lo lasciamo al suo destino, al suo triste destino. Allora, buonasera. Io intanto dico soprattutto buonasera, mi dicono, spero sia vero, non sia soltanto una finzione, che ci sono studenti e altre persone che ci seguono dalle altre sale via video, quindi saluto soprattutto loro, perché voi vi posso vedere in faccia, a loro no, e poi magari passo nelle altre sale, perché mi spiace che ci sia una, come la prima, la seconda e la terza classe in treno, come c'era una volta, no? Cioè, allora, poi se anche le altre sale sono belle come questa, le vedrò molto, molto volentieri. Io parlerò un pochino, è il mio mestiere parlare, quindi fermatemi, abbattetemi voi quando avrò parlato troppo, e sarò molto lieto ovviamente di avere un contraddittorio, uno scambio anche molto franco. Non vi preoccupate, poi se qualcuno vorrà fare domande anche come dire, le meno paludate possibile, le meno diplomatiche possibile, è ovvio che tutto è benvenuto, perché siamo in una sede in cui certo non bisogna dar luogo a salamelecchi o cose di questo genere. Sono qui per rispondere a qualsiasi domanda, quesito, provocazione vostra, con molto piacere, e con il vantaggio che deriva anche alle persone che arrivano, ai visitatori, diciamo, da un confronto vero, reale. Abbiamo scelto il titolo più, come noto, il più largo possibile, no? La professione del giornalista, la professione dell'informazione, è la professione più facile e più difficile al tempo stesso. Nel nostro paese c'è una grande tradizione giornalistica, ma c'è soprattutto una grande tradizione di opinionismo giornalistico. Giornalismo come materia di fatto, no? Come racconto di quello che è realmente accaduto, come tentativo di separare i fatti dalle opinioni, il giornalismo italiano è molto carente, è sempre stato molto carente. E ancora oggi i nomi più noti forse del giornalismo, soprattutto del giornalismo scritto, ma anche di gran parte di quello televisivo, sono noti anche perché sappiamo come la pensa, perché non c'è niente di male, ma spesso hanno anteposto come dire, la loro passionalità al freddo racconto dei fatti. Ed è quello che probabilmente ha portato il nostro paese anche a essere questa strana terra di confronto molto serrato e molto duro, e che negli ultimi anni si è trasformato in una vera e propria guerra di parole nella politica, ma anche nel giornalismo, sino ad arrivare al livello di avere grandi giornalisti che prendevano il posto degli esponenti politici di primo piano nei talk show. Intanto bastava invitare, scusate se faccio già dei nomi, Travaglio e Belpietro, ed era meglio che avere Di Pietro e Ghedini, o scegliete voi combattenti di quelli che sono stati protagonisti dei talk show più duri. Ma questo perché in realtà si è andato imponendo anche nel panorama del giornalismo italiano un tipo di quotidiani di lotta, di battaglia, di fiancheggiamento, di stimolo o di provocazione, di rottura. In questo momento, in questa fase,
nella fase, dovrei meglio dire, che si è appena chiusa, perché mi pare che stiamo entrando in una grande, oasi di cloroformio, no? da quando è iniziata l'avventura del governo Monti. Però nella fase che ci siamo appena lasciati alle spalle si sono imposti prodotti giornalistici come Libero, Il Giornale da una parte, Repubblica ovviamente a grande corazzata e Il Fatto Quotidiano dall'altra, che non hanno mai fatto mistero delle loro posizioni e soprattutto del fatto di mirare dritto all'attacco di Berlusconi, una parte, sapete bene quale, dei giornali che ho citato, e in difesa rigorosa di Berlusconi l'altra parte, tra l'altro un giornale essendo, come è noto, di proprietà della stessa famiglia Berlusconi, cioè Il Giornale. Questi giornali sono soltanto, ovviamente, che vi ho citato, sono soltanto 4 sui 50 giornali che troverete in edicola, però fanno una buona fetta dei giornali che si comprano ogni mattina e che fanno opinione, soprattutto. Tant'è che spesso capita che i giornali che tentano di avere una posizione più terza rispetto all'eterno conflitto che c'è stato in Italia intervistano qualcuno delle firme di questi giornali, no? Sentiamo come la pensa Feltri, ad esempio, per sentire uno che sta dalla parte del centrodestra, che stimola Berlusconi, o Giuliano Ferrara, tanto per fare un esempio, no? Che viene considerato un campione dell'opinionismo filo berlusconiano, pur essendo un direttore di giornale e un volto televisivo anche da lungo tempo. Questo fenomeno italiano non va né demonizzato né però innalzato a modello, come è ovvio. È il risultato, ma è anche stato un elemento trainante della polarizzazione di questo paese, che in realtà, a cominciare dal 1994 e poi sempre più, gradualmente sempre più, ha trasformato il suo sistema politico in una tribuna referendaria continua in cui l'oggetto del referendum era sempre lo stesso, Silvio Berlusconi. Ora, non è un caso che Silvio Berlusconi sia stato l'emblema di questo strano bipolarismo all'italiana, perché Silvio Berlusconi ha rappresentato tantissime cose. Innanzitutto il creatore del bipolarismo, in che senso? Non è stato certo lui a mettere mano alla riforma elettorale che ci ha fatto scegliere se stare col centrodestra o il centrosinistra, ma è stato sicuramente Berlusconi a creare, a organizzare, a architettare il centrodestra, che prima non esisteva, cioè il polo di destra, i meno giovani lo sanno benissimo, prima del 94 era raro trovare qualcuno che non fosse di centro e non di centrosinistra. Il nostro sistema elettorale era ovviamente completamente aperto, ma le forze politiche, per un non detto che era legato non casualmente e in maniera del tutto provvidenziale alla nostra storia, quindi ai partiti che avevano contribuito alla Costituzione, alla nascita della Repubblica e a quello che si chiamava infatti l'arco costituzionale, in cui c'erano tutti meno uno, il Movimento Sociale. Berlusconi ebbe, scegliete voi la parola, no? Perché qualcuno può parlare di coraggio, il merito, la scaltrezza, la capacità organizzativa e l'intuito e il fiuto politico di mettere insieme uno strano tipo di centrodestra che prima non si poteva neanche immaginare. Ma il fatto che a compiere questa opera di ingegneria politica sia stato un uomo di comunicazione ha fatto sì che da allora, dal 1994, il sistema politico italiano sia in realtà sempre consistito in una continua arena politico-mediatica, in cui poi è entrato un altro soggetto, i magistrati, ma sapete benissimo che questo è un discorso che ci porta più lontano, ma non c'è dubbio che anche questo ha influito molto, nel senso che il cortocircuito si è andato ampliando e una materia tra le più forti del giornalismo italiano è diventata la cronaca giudiziaria, spesso usata come, sappiamo benissimo, come proseguimento della politica con altri mezzi per mimare il calco di una frase storica. Questo evidentemente ci ha messi nelle condizioni e nella necessità
di inseguire argomenti che erano contemporaneamente i più importanti per la scena politica, ma anche i più ricercati dalla gran parte dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica facendosi coinvolgere in questi anni progressivamente in questa chiamata alle armi. Abbiamo visto l'ultimo atto, quello che chiamiamo provvisoriamente l'ultimo atto del berlusconismo, cioè l'ascesa non al cielo ma al Quirinale, più modestamente, più laicamente, no? di Berlusconi, che rassegnava le dimissioni in un clima da circo romano, no? da circo massimo, da Colosseo, un clima di invettiva, sapete, di festeggiamento, una sorta di carnevale politico, che era e che è stato l'ultimo atto proprio di questo continuo referendum politico, mediatico, giudiziario. Allora, dicevo, noi ci siamo acconciati a questo in realtà sin da subito prima di Berlusconi, perché come non sfugge a nessuno, la vera rottura che c'è stata rispetto a quelli che erano gli equilibri, proprio il classico bilanciamento dei poteri del nostro paese, è stato Tangentopoli. Dal 1992 le cronache giudiziarie sono diventate un ingrediente indispensabile della scena giornalistica, ma sono state anche un'arma indispensabile della lotta politica. Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica si è consumato proprio per l'azzoppamento dei principali partiti della prima Repubblica a causa delle inchieste giudiziarie che non erano campate in aria, a causa del fatto che quei partiti avevano perso gran parte della loro presa popolare, perché soprattutto nelle attività dei loro dirigenti locali rubavano a mansalva, tanto per parlarci chiaro. Il costo della politica non era più tollerabile. Successe quello che poi è risuccesso tante volte. Quando in un ristorante noi mangiamo bene, non ci chiediamo cosa sta succedendo in cucina, no? O se il prezzo è troppo caro. Se non mangiamo bene, cominciamo a chiederci: ma cosa c'è di là? Com'è il cuoco? Sono puliti? Non è che ci sta il gatto nel frigorifero? E poi tutti sti soldi, ci costa così caro. Ecco, spesso nella storia italiana ci sono dei momenti in cui l'opinione pubblica resetta la sua considerazione rispetto alla politica e si accorge che costa troppo e che cameriere si è tenuto la mancia, di più non ha portato il resto. È quello che successe nel 92 massicciamente con i partiti della Prima Repubblica. È come se la clientela, cioè l'opinione pubblica, il cittadino e l'elettore, avesse detto: vabbè, ma siccome è caduto il muro di Berlino, non esiste più la grande contrapposizione ideologica, tutti i partiti si dicono liberali, allora spiegateci perché siete così tanti partiti, continuate a essere gli stessi di prima, con lo stesso personale di prima, e continuate a fare cavalcavia, ospedali, opere pubbliche, gli enti di Stato sono così floridi. Perché? Perché rubate, perché la politica si autoalimentava e si autofinanziava a spese del sistema e quindi del cittadino. Tant'è che da lì data, dagli anni, dal decennio precedente fino a quel punto, data quel debito pubblico che ancora oggi è il problema dell'Italia, no? Un paese ricco, perché l'Italia è obiettivamente un paese ricco, che vive bene anche grazie al fatto che ha un avviamento culturale di qualche secolo, a differenza di tanti altri, e insomma gode del clima temperato, di una ricchezza diffusa, di un sistema di piccole imprese, tutto quello che sappiamo. Però a causa proprio della politica, della mala politica, si trovò ad avere un debito grosso come una casa e quel debito se l'è portato avanti fino ad oggi. E adesso siamo nell'epoca della dieta di massa, a causa della moneta unica e quindi del fatto che non siamo più padroni della nostra moneta in casa nostra, siamo per fortuna insieme ad altri più virtuosi di noi, dobbiamo rendere conto anche di quel vecchio debito. Perché vi parlo di questa cosa che non c'entra apparentemente con la professione di informare, se non per il fatto che tutti i giorni dobbiamo parlare dello spread e di cose di questo genere? Perché prima di Tangentopoli tutti questi problemi erano sotto il tappeto, come la polvere per le massaie o le cameriere infedeli, no? Invece di pulire si nasconde
sotto il tappeto. Si nascondeva sotto il tappeto ogni tipo di magagna. Nel bilanciamento di poteri tra la politica, le forze dell'ordine anche, no? I grandi poteri dell'economia e il potere giudiziario, i magistrati, la magistratura. Era un circolo di equilibrio reciproco. Altrove si dice come i ladri di Pisa, non lo potrò dire qui evidentemente, però ci si reggeva il gioco a vicenda in un sistema in cui tutto stava in equilibrio. Il crollo della politica squilibrò tutto, la magistratura prese coraggio, le forze dell'ordine fecero ad esempio il compito di polizia giudiziaria il loro lavoro fino in fondo, il giornalismo, che era stato totalmente prono nella sua massa, no, a quel sistema. Il livello critico del giornalismo italiano fino al 1992 era veramente basso. Io ho lavorato in Rai dall'inizio al TG1, dall'inizio del 1980. Ho visto, per la verità è una situazione molto simile a quella di adesso, però ho visto cosa vuol dire essere, se fosse stato un regime, voci del regime, nel senso che per definizione i partiti erano a capotavola, la politica era a capotavola, il sistema dei partiti comandava in Rai per un'accettazione diffusa e lo si teorizzava, si diceva i grandi partiti, i tre grandi partiti, soprattutto la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, sono in realtà votati dal 75% degli italiani. Quindi avere dei giornalisti di questi tre partiti e più gli altri, qualcosa per gli altri, cespugli per gli altri, vuol dire rappresentare le opinioni degli italiani. Li mettiamo tutti insieme e ne verrà un telegiornale che rappresenta, o più telegiornali. La riforma portò alla nascita, a metà degli anni 70, di un telegiornale, il TG1, democristiano, e di l'altro telegiornale, il TG2, vicino ai partiti della sinistra, poi sempre più al Partito Socialista, tant'è che poi nell'80 nacque il TG3, che poi diventò il telegiornale del grande partito della sinistra, che si chiama PC, poi si chiamò PDS, poi DS, poi PD, attualmente PD, a oggi siamo a PD, vediamo cosa succederà l'anno prossimo. Quel sistema era accettato, era fortemente accettato, stiamo parlando di più di 20 anni fa, era accettato da tutti, che in televisione ci fosse spazio per questo. Io ho lavorato al TG1, non votavo per la Democrazia Cristiana, era uno dei giovani che facevano da spezia per insaporire quel grande telegiornale cattolico, e ebbi la fortuna di entrarci in una fase di ricambio generazionale e potevo vedere come un grande telegiornale tradizionale era il telegiornale classico in giacca e cravatta. Anzi, colgo l'occasione per, se mi permettete, era il telegiornale in cui io vedevo per la prima volta delle persone che... Ma è l'ora di arrivare. Delle persone che tutte parlavano di Zaccagnini, Piccoli, Forlani, Fanfani, cioè parlavano di politica come non si parlava per strada o tra amici, dove quando si parla di politica si parla dei problemi oppure dei grandi personaggi. No, lì erano tutti democristiani, o quasi tutti, insomma, diciamo su 195 erano democristiani, tanto per intenderci. È una logica che oggi sembra incredibile, allora però non lo era per un altro motivo. I grandi quotidiani, il Corriere della Sera, Repubblica nasce a metà degli anni 70, anche il Giornale nasce a metà degli anni 70, i grandi giornali tradizionali erano il Corriere della Sera, la Stampa di Torino, il Messaggero di Roma, il Resto del Carlino, la Nazione a Firenze, no? Il Telegrafo, che poi diventerà il Tirreno, sulla dorsale tirrenica, il Giorno a Milano era il giornale progressista, nato con i soldi dell'ENI negli anni
negli anni 50 e poi negli anni 60 e 70 è diventato sempre più, come dire, filo governativo del centro-sinistra. E però quei giornali avevano una cosa in comune: non c'era nessun cattolico, i grandi giornali erano laici, cioè la tradizione del giornalismo, del grande giornalismo italiano era laico-liberale o laico-liberale-socialista, diciamo. Era difficile trovare i grandi giornalisti cattolici vicini al partito che pure dominava la scena politica. E allora cosa era successo? Che tutte le esperienze del giornalismo cattolico, il grande giornale di Firenze del dopoguerra cattolico, di cui non mi ricordo, che ovviamente supportò l'esperienza di La Pira, tutti i giornalisti cattolici, ce n'erano tanti di Firenze proprio per questo, fu tutto portato dentro la televisione, nell'esperienza di fare che cosa? Della televisione di Stato, una televisione non informativa, ma formativa. Perché in realtà la televisione doveva orientare gli italiani. La televisione fece nel dopoguerra, assolse un ruolo, il telegiornale nasce, se non sbaglio, nel 54, è nato qualche mese prima di me. E il telegiornale doveva essere un elemento unificante a livello di forma e di sostanza, a livello di lingua, ma anche a livello di comune sentire per gli italiani che si avvicinavano a un'idea di nazione che era finalmente, doveva essere finalmente condivisa, l'Italia, l'Italia del miracolo economico, l'Italia che aveva ultimato la ricostruzione del dopoguerra e si proponeva come piccolo grande paese che si affacciava alla ribalta europea. E il telegiornale aveva questo ruolo, un ruolo edulcorato ed educativo. Il telegiornale che io incontro nel 1980, quando arriva la RAI a 25 anni, il TG1, è ancora in tutto quel telegiornale unico che è stato il progenitore di tutti i telegiornali italiani. Un telegiornale togato, in cui la cronaca praticamente non c'era, perché la cronaca è cosa di poco conto, locale, i grandi fatti sono i fatti internazionali, però anche che attraversiamo anni in cui c'è ovviamente la divisione del mondo, lo scontro, i postumi della guerra fredda, la guerra del Vietnam, insomma la scena internazionale era forte, però tra un avvenimento italiano importante e un avvenimento internazionale importante era più importante quello internazionale, perché il telegiornale doveva dare l'idea all'Italia che il mondo è una cosa importante, in cui c'è l'Italia ufficiale che è importante e via dicendo, ci siamo capiti. Tutto questo servendo la politica come se fosse una messa, come se fosse una cosa da avvicinare con deferenza, circospezione, rispetto, perché la politica è una cosa importante. Voi capite quindi che il giornalismo fatto così era un giornalismo che infatti ricordiamo per le imitazioni che ne venivano fatte, e vi racconto perché voi siete più giovani, cioè semplicemente si dava conto di quello che diceva il segretario della Democrazia Cristiana, il segretario del Partito Socialista, poi dall'opposizione il segretario del Partito Comunista dice questo. Non c'era nessuna possibilità di ruolo critico del giornalista rispetto alle dichiarazioni o alle interviste o ai congressi. I congressi venivano raccontati come se si fosse stati nell'ufficio stampa di quel partito che era riunito nelle sue assise. E la lingua, questo è un discorso che forse riguarda anche molti che studiano qui, la lingua era una strana lingua tutta mutuata dal giornalismo scritto, dal canto suo. È qualcosa che ci portiamo ancora oggi, perché io non riesco ancora a capire perché se io vengo qui a Pisa, io vado a Pisa, ma se ci viene il Presidente della Repubblica si reca a Pisa, no? Io queste cose mi fanno impazzire, no? Cioè, quando arrivai al telegiornale, al TG1, era tutto così, era tutta una lingua che esiste nel giornalismo scritto, ma non esiste nel giornalismo parlato. Nessuno dice, se vede un incidente, che quello è il luogo del sinistro, no? Perché un luogo del sinistro è un club per mancini, no? Per noi una cosa di questo genere. E scusate, non sto facendo aneddotica, sì, un po' magari anche sì, però
serve per capire che una delle vere rivoluzioni che poi un po' abbiamo fatto, un po' fatto anche con quando feci nascere il TG5, era proprio questo, di dire bisogna parlare come si mangia, parlare come si mangia, perché questo implica il fatto di essere diretti nella comunicazione, di non tradurre, perché vedete, questo capita anche studiando. Una versione di greco, pensate, ecco, un'interrogazione di greco, spero che molti di voi lo abbiano studiato, no? È ovvio che se tu devi tradurre magari un passo di Omero, così è più facile per tutti, no? Un brano del nono libro dell'Odissea, tu lo leggi e poi lo devi tradurre. Ma se fai questo per le notizie, perdi tutta la fragranza, cioè tu dici... Devi dire l'aereo è partito, no? Se devi tradurre tu stesso per dire il velivolo è decollato, perché così si dice, no? Traduci. E come tutti i traduttori, avete presente i simultaneisti come parlano? Na, 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 na. Perdi ovviamente la fragranza del tuo racconto. Cioè, se io chiedo come siete venuti qui, ci sarà chi è venuto con l'autobus, o con mezzi pubblici, chi è venuto a piedi e chi è venuto in macchina. Ma perché in televisione macchina non si dice? Perché deve essere l'auto, no? L'automezzo? Ma perché no, la macchina non è una macchina? No? Perché un aereo è un velivolo? Perché? Cioè, posso farvi mille perché. Fate il conto, ascoltate. E poi soprattutto, il modo di parlare del giornalismo di derivazione della carta stampata ovviamente è lo stesso che voi usavate quando facevate i componimenti, i temi, cioè si aprono le parentesi, si mettono le parentetiche tra le virgole o coi trattini e si aprono le subordinate e poi si torna alla frase quella più importante, no? Alla frase che regge il discorso, quella che ci spiega dove vogliamo andare a parare. Ma in televisione non lo puoi fare, perché in televisione è buona la prima. Mentre tu leggi, puoi tornare indietro, ricominciare il capoverso, cercare di capire. In televisione non fai così. In televisione o capisci o smetti di ascoltare. No, perché se uno dice, il capo dello Stato, che dal canto suo è notoriamente avverso a questo tipo di provvedimento, peraltro, come ricorderete, tu ti sei già perso, no? Se... telegiornale, fra l'altro, arrivando sempre o all'ora di pranzo o all'ora di cena o quando è notte o quando è mattina, cioè sempre quando uno o è appena sveglio e francamente non è che sia già lucidissimo. All'ora di pranzo magari è lì con gli spaghetti, sta sentendo, non è che può stare a sentire che dal canto suo, il quale. No, ecco, allora, molto semplicemente, i telegiornali non a caso non erano... friendly rispetto ai telespettatori, no, non si ponevano il problema di dire io devo spiegare alla gente cosa sta succedendo, e questo si dimostrava anche per il fatto che c'era una serie di notizie che interessavano lor signori. Voglio dire, la cronaca, che cos'è la cronaca? Storie straordinarie che succedono alle persone qualunque. Questo, se uno dovesse distillare, no, la formula grezza della cronaca, un fatto di cronaca è un fatto notevole, perché fa notizia, che succede a una persona normale. I fatti quasi tutti della politica interna e internazionale sono fatti normali che succedono a persone invece famose, cioè oggi, che vi posso dire, Berlusconi è andato a stringere la mano a Monti, insomma farebbe notizia se gli avesse dato una sberla, adesso obiettivamente, no? È abbastanza, però vedrete che la notizia, troverete ancora domani nei giornali e molto nei telegiornali stasera, è questa stretta di mano simbolica, per carità, ma ci siamo spiegati. Quindi nel telegiornale togato, per definizione, il fatto che conta è negli anni 80 e 90, che cosa? È il fatto normale che succede a lor signori, alla gente famosa di cui bisogna parlare, perché sono gli azionisti di riferimento del tuo telegiornale, o perché, insomma, fa fine parlare di quello, perché ovviamente un telegiornale si illumina di immenso se, torno agli anni 80, può raccontare doviziosamente il vertice tra Reagan e Gorbaciov, perché sempre accade ai giornalisti che si sentono molto importanti se parlano di cose importanti, ed è il motivo per cui non si parla quasi mai dei fatti sociali nella televisione e nel giornalismo di una volta. Dico tutto questo perché il punto di caduta è che
Quando poi mi toccò la fortuna di far nascere un telegiornale, io ci mesi tantissima cronaca, proprio perché la cronaca era un elemento di rivoluzione rispetto a quel giornalismo che era fatto con parole difficili per parlare delle persone importanti alla gente comune. Ribaltai, quando feci nascere il TG5, quella logica. Il telegiornale è fatto di cronaca, di storie che o che hanno per protagonisti le persone normali o che riguardano le persone che seguono il telegiornale. Non è che una volta, ma si fa ancora adesso, adesso raccontare è infierire, no? Ma una volta diceva brillante bilancio semestrale della Fiat, come se a una persona che ha mezz'ora per sapere tutte le cose che sono successe quel giorno gliene potesse fregare qualcosa di qual era il bilancio della Fiat, e soprattutto allora che c'erano anche molte partecipazioni statali dell'Alitalia, poi dopo è cominciata la Via Crucis anche per l'Alitalia, però l'IRI, l'ENI, si diceva ogni semestrale, perché l'ufficio stampa delle grandi aziende telefonava e giornalisti del settore economico sindacale dei telegiornali e dei giornali dicono ma come no, con piacere, no? Grandi articoli o grandi servizi per spiegare i bilanci brillantissimi, poi sappiamo cosa succedeva, di quelle aziende. Il tutto con una neolingua che non solo era quella che vi dicevo prima, ma che anche quella sindacalese, no? La disdetta, è stato disdettato il contratto, tutte quelle cose che servono a non capire un piffero, scusate l'eufemismo, no? A non capire o il linguaggio diplomatico, no? Quando uno dice allora da parte sua il Quai d'Orsay, ma che è il Quai d'Orsay? È il ministero degli esteri francese, ma perché lo devi chiamare il Quai d'Orsay? Come oggi noi lo diciamo, già dire a me dà fastidio quando si dice la Farnesina, la Farnesina è un palazzo. No? Dobbiamo dire, il nostro ministero degli esteri è il ministero degli esteri, perché sennò non si capisce niente. Cioè si dà per scontato che il telespettatore abbia tempo, voglia e concentrazione per essere lui a decodificare la notizia. No, tu gliela devi dare. E quando iniziai con il TG5, questo cercai di imporre. Un telegiornale che fosse nei temi dalla parte dell'interesse, non dalla parte della gente, quello lo dicevano altri, no? Da parte di quelli che possono essere gli interessi generali dell'opinione pubblica, con un linguaggio che fosse quello più chiaro possibile. Per far questo, avete sentito prima il discorso di parla come mangi, la codifica e la decodifica, il modo migliore per raccontare le cose, ed è quello che faccio ancora tutte le sere, è non scriverle. Cioè, la cosa più franca che puoi fare con l'opinione pubblica, quella parte dell'opinione pubblica che guarda il tuo telegiornale, è raccontare le notizie che sai direttamente, a braccio, perché così non bleffi, non hai la tentazione di una lingua meno chiara e diretta, perché se tu vai a braccio è molto più difficile tradurre in politichese, diplomatichese, sindacalese o in un altro tipo di neolingua. Dici le cose, la macchina è andato, non si è recato. Ha avuto luogo, no, c'è stato. Insomma, quando noi parliamo tra di noi, quando ci raccontiamo che abbiamo visto, che so, Berlusconi in televisione o Bersani imitato da Crozza, ce lo diciamo e ce lo raccontiamo nel modo più semplice. Ma questo vale anche se abbiamo assistito a un incidente d'auto, no? Non diciamo no, la vettura che proveniva dal lato, no, se diciamo già c'era quello che arrivava da lì, quella, ecco. Il modo migliore, se qualcuno di voi è interessato al giornalismo, ricordate, per approcciare il giornalismo è tentare di essere il più chiari possibile. Indro Montanelli è stato il più grande giornalista italiano anche perché sapeva scrivere, ha fatto di tutto, è stato fascista, però viene ricordato come il più grande giornalista italiano, soprattutto per una sua dote straordinaria. Poteva scrivere di materie difficilissime o fare una polemica con un altro direttore di giornale e comunque sempre il suo articolo era da gustare, perché era chiarissimo, non usava né giri di parole, né mille trattini, parentesi, virgola, eccetera, andava dritto al sodo e mazzolava, colpiva direttamente. A suo modo,
a qualcuno dei giornalisti che adesso vanno per la maggiore della carta stampata ha mutuato questa capacità di Montanelli. Ci sono tanti altri giornalisti che invece ancora oggi scrivono i loro editoriali o parlano in televisione quasi dando l'idea di voler far capire quanto sono solidi, quanto sono pensosi, quanto sono aggrovigliati intellettualmente, no? E poi si stenta a trovare il filo conduttore. Dicevo allora che quando ebbi la fortuna di far nascere un telegiornale, e pensate, perché ve lo dico, perché è una cosa che poi non è più stata così, diciamo, il mio è quello che mi, l'uomo che mi chiamò a fare quel TG5 mi disse: guardi, i telegiornali della Rai sono tutti pieni di politica, lei deve fare un giornale che parli a tutti, che sia ecumenico, che piaccia a giovani, vecchi, uomini e donne, destra e di sinistra, a me mi importa soltanto che lo segua più gente possibile, lo faccia come le pare. Quel signore era Silvio Berlusconi. Quantum mutatus abillo, direte, no? Almeno qui lo possiamo dire, no? Allora, certo, dopo 2 anni quello stesso Berlusconi scese in campo e cominciò a dire: ma il telegiornale potrebbe essere un po' più attento alle mie posizioni. Poi tentò proprio di cambiare direttore, che era la cosa più semplice, no? Però, per quanto mi riguarda, la cosa più semplice invece era tentare di essere sempre, di tenere la stessa distanza critica con tutti i protagonisti della politica, senza fargli sconti, ma senza neanche fargli pagare di più perché era Berlusconi, ma questo è un altro discorso. All'inizio quindi io potei fare, nello stato di grazia, praticamente tutto quello che volevo. Assunsi una caterva di giovani e la redazione del TG5 neonato era fatta di 25enni, 30enni al massimo. Giovani da plasmare in questo modo, tra l'altro, dicendogli queste cose, che un giornalista non si fa notare perché parla più difficile degli altri, ma al contrario, il giornalista deve imparare a andare in diretta e quindi a parlare direttamente, a raccontare le cose, a essere testimone delle cose, un testimone non reticente né fumoso, un testimone in grado di farsi capire, parlare di argomenti che siano di interesse. E lì scegliemmo veramente di togliere tutte le cose che erano la fumisteria della politica. Ve lo dico perché praticamente 20 anni dopo mi sono trovato a dover fare l'operazione opposta. Insomma, siccome viviamo in Italia sapete quello che mi è successo, sono stato a lungo a Mediaset, poi sono stato tolto al TG5, allora ho fatto una mia trasmissione Matrix. Poi anche da lì ho avuto una rottura fortissima perché la situazione di Mediaset e del proprietario di Mediaset era tale da non tollerare un certo tipo di trasmissioni che non fossero, come dire, controllabili. E dopo quella rottura sono stato a lungo a spasso, dopodiché sono stato chiamato a rinnovare il telegiornale della 7. E lì mi sono trovato esattamente nella situazione opposta a quella di 20 anni prima, perché i telegiornali erano diventati evasione assoluta, 2-3 minuti sui fatti principali e poi eravamo già lì a parlare della Tintarella, dei cani, perché così si sta tutti più buoni, no? È tutta la vita è un po' più rosa, un po' più dolce, no? È un po' meno intricata e anche un pochino meno conflittuale, no? Insomma, a torto o a ragione, c'era l'idea che i due grandi telegiornali delle 8 di sera fossero un pochino evasivi rispetto alla realtà, alla complessità, ai problemi e soprattutto alle inchieste che riguardavano il Premier, tanto per non girarci troppo attorno. Quindi mi sono trovato nell'occasione, nella necessità di fare un telegiornale tutto fatto sulle hard news. Le hard news sono le notizie importanti, quelle che pesano, quelle che contano, quelle che si impongono in prima pagina e quasi tutte sulla politica. Cioè di fare, mi è toccato di fare un telegiornale molto fondato sulla cronaca perché la politica, la gente non ne poteva più perché i telegiornali della Rai ne erano pieni e 20 anni dopo fare un telegiornale che recuperava la passione della politica perché nei grandi telegiornali si parlava ormai di tutto, soprattutto a Vetrana, tutte queste cose qui, ma non delle cose che poi interessavano questo paese e interessano tuttora questo paese, tanto che tutto questo ci ha fatto arrivare allo showdown di questi ultimi giorni. Per far questo però bisogna mettere non solo il cuore oltre l'ostacolo, bisogna avere presente che il giornalismo è una materia per persone intransigenti,
perché quello che è successo ai grandi telegiornali è di trovare molte persone, non solo e non tanto i direttori, ma molte persone disposte a non dare le notizie, ma dare in pasto le notizie a chi ne era un committente illegittimo. Questo è il problema, cioè di non fare il ruolo di informatori, perché questa è la nostra missione, di fare il ruolo di informatori perché così, dando le notizie in un certo modo, si favorisce una parte piuttosto che l'altra. Questa degenerazione ha trovato ospitalità in un'Italia in cui c'era molta parte dell'opinione pubblica che comunque aveva cominciato a apprezzare le notizie date in modo partigiano. Perché, vedete, io 20 anni fa, parlando della televisione, dicevo: guardate, la gente non è scema, poi tu gli puoi dire dare le notizie o nascondere le notizie, la gente le sa da un altro. E dicevo e raccontavo, è ovvio a tutti che Emilio Fede, che c'era già allora e c'è ancora oggi, no? È malato di Berlusconi, no? Però io non ho mai conosciuto nessuno che abbia votato Berlusconi perché ha visto Emilio Fede, perché guardava il TG di Emilio Fede. Però allora c'era soltanto Fede da una parte e il TG3 dall'altra, ci sono ancora tutte e due. Però in mezzo si è creata una forte, sempre più frammentazione nello squilibrio, in cui ciascuno sceglieva di attaccare l'asino dove voleva questo, quello o quell'altro padrone. Fino al non senso che si è ormai fatto sistema del principale telegiornale della RAI, che a seconda di chi vince le elezioni diventa un giornale di destra o un giornale di sinistra, no? E che, avendo gli stessi giornalisti, tra l'altro, i quali diventano improvvisamente, no? Cioè, pensate che cosa, no? Tu sei d'Alemiano, diventi berlusconiano, poi le elezioni dopo, perché in Italia la cosa bella del maggioritario è che la potenza della televisione, sì, chi vince controlla la televisione, quando è Berlusconi controlla due televisioni, perché controlla sia la RAI, però tutte le volte che Berlusconi ha vinto le elezioni, poi ha perso quelle dopo, e tutte le volte chi ha battuto Berlusconi è andato a governare, poi ha perso le elezioni, dimostrando che davvero la gente non è scema, no? L'opinione pubblica poi sa riconoscere la sostanza dal fumo. Ma insomma, questo è quello che succedeva, questo è quello che è successo, che molta parte dell'opinione pubblica, non la parte maggioritaria, però ha cominciato a amare o a immedesimarsi o a rassegnarsi a questo scontro continuo. Per cui vedevi Vespa perché avevi delle idee, o vedevi Santoro perché eri di altre idee, leggevi Libero o il giornale perché eri di certe idee, leggevi Repubblica o il Fatto Quotidiano o il Manifesto perché eri di altre idee. Questo ha tolto l'aria e ha tolto lo spazio all'idea, e qui torno all'inizio, di un giornalismo di materia di fatto, un giornalismo per cui, caspita, se Berlusconi dice che la Terra è quadrata, non è che devi andare, come farebbero subito i giornalisti, il Libero, il giornale, a cercare gli angoli, gli spigoli della Terra, perché lui ha detto che è quadrata. Ma se Berlusconi dice che la Terra è rotonda, non è che devi chiamare gli scienziati per dire no, ma non è perfettamente rotonda, no? Hai sbagliato. Se Berlusconi attacca Monti, perché è prepotente. Se non attacca Monti, è perché ha gli interessi delle sue aziende. E così vale tutto per tutti. Possiamo trovare mille modi per cui praticamente si sfugge alla materia di fatto. La materia di fatto, cioè la sostanza del giornalismo, è raccontare le cose, cercare di inquadrarle, di spiegarle, però partendo dai fatti. Ormai nel giornalismo, e anche nel giornalismo televisivo italiano, si parte dall'idea che Berlusconi ha ragione fino a ieri, Berlusconi ha torto fino a ieri, e poi si passa alla notizia, alla luce di questo articolo di fede iniziale. Articolo di fede qui è un triplo gioco di parole, no? Però questa è la sostanza. In mezzo a questo ho tentato di muovermi, con una caratteristica che vi dà il conto, il senso della mia paranoia, cioè per tanti anni, per decenni, per più di 10 anni non sono andato a votare, proprio perché io non volevo che nel mio lavoro ci fosse neanche con me per me,
nessuna distorsione all'idea di fondo che non c'è mai uno che ha ragione a prescindere o torto a prescindere. Bisogna raccontare sine ira et studio quello che accade di tutti, cercando di capire il punto di vista di Vendola ma anche di Storace, perché noi dobbiamo raccontare, e siete voi, scusate se adesso faccio voi, come dicono quelli i teleimbonitori, siete voi che dovete, no, però è chi segue che deve dire: per me Storace è un imbecille, per me Vendola è un parolaio. Io devo, spero che non siano le altre sale che protestano, un parente di Vendola o di Storace, no, cioè, oppure ha detto bene Vendola, ha proprio ragione. Ecco, è il telespettatore o il lettore, se è un articolo, che deve giudicare questo. Non può, speriamo, non può essere una scelta mia. Io ti dico che quello ha ragione, io ti dico che quello ha torto. Ora noi entriamo in una terra incognita, nuova. Col governo dei tecnici in Italia si è subito visto che, come per il ormai famoso spread, anche la temperatura della politica si è subito abbassata. Fin troppo, secondo me ci sarà chi morirà dai pizzichi, come si dice, no? Nel senso, bisognerà proprio, diventerà anche noioso, ma felicemente noioso. Noi ci siamo intossicati con la politica. Noi praticamente sappiamo tutto delle divisioni all'interno dei partiti, sappiamo, e non sappiamo più niente di quello che succede nel mondo, perché in realtà noi ci siamo tutti focalizzati sul nostro referendum permanente pro contro Berlusconi. Adesso che il referendum è stato sospeso, forse per sempre, ma con Berlusconi non è mai giusto, mai vendere la pelle del cavaliere prima che sia definitivamente andato, no? Però adesso che questo referendum andato. Andato via dalla scena politica, non siate così drastici, no? Che poi quando dovesse un giorno tra mille anni accadere, vedrete quante lacrime di coccodrillo, quanti che lo rivaluteranno come statista dopo essersi assicurati dell'avvenuto trapasso. Ora, appunto, vedrete che la scena si farà sempre più, come dire, gradevolmente noiosa, e ci potremo cominciare a occupare di nuovo del fatto che non è che c'è stato in questi anni soltanto il referendum italiano quotidiano su Berlusconi, non Berlusconi, allora questo fa comodo a Berlusconi, allora io faccio il contrario, allora se devo aiutare Berlusconi è vero che quella era la nipote di Mubarak, che è meglio il proporzionale, ma adesso è meglio il proporzionale, ah no, allora è meglio il maggioritario. Tutto è stato visto e agito strumentalmente rispetto a questa collocazione continua. Io sto da quella parte, io sto da quell'altra parte, spesso sfuggendo alla sostanza dei problemi. E non ci siamo accorti che il mondo è cambiato. Ed è anche per questo, mi stupisce che non sia stato notato, che noi ci siamo fatti prendere d'infilata dalla febbre della tempesta monetaria e finanziaria internazionale. Perché si vedevano i nuvoloni, si capiva quello che stava succedendo, e prima è successo con l'Irlanda, col Portogallo, e poi si è cominciato a parlare della Grecia che aveva i conti truccati e che quindi avrebbe pagato pegno per questo. L'Italia, tutta intenta a parlare dei problemi giudiziari, del fatto che quelli devono stare dell'area di governo pure no, e Fini aveva tradito, ma è un eroe, no, è un traditore. Non ci siamo accorti che il mondo girava e succedevano delle cose veramente importanti, tanto che quando è toccato a noi non sapevamo cosa metterci letteralmente, non sapevamo come vestirci per la crisi, cosa, che misure prendere. C'era un ministro che diceva a Tremonti che tutto andava bene perché noi non spendevamo una lira, quindi non spendevamo un euro e quindi non era possibile andare in default. Cioè, un paese che è così parsimonioso, che è così oculato, che fa una politica di tagli lineari, che ha un avanzo primario, non può mai finire preda della speculazione. Non aveva finito di dirlo letteralmente, no, ed eravamo nel mirino della speculazione, che non guarda queste cose, perché è successo all'America. Se
è stata sull'orlo del default la più grande potenza economica del mondo, forse ora è la Cina, però quella che noi abbiamo sempre considerato la più grande potenza economica, diplomatica e militare del mondo. Figurate la nostra Italia, che ha il terzo debito del mondo, come sempre dicono, come una litania, ma non è la terza potenza industriale del mondo e quindi evidentemente è squilibrata. È anche il paese che ha il più grande Parlamento del mondo per numero di eletti dopo la Cina, ma non ha il numero di abitanti della Cina. E allora anche in questi giorni si dirà che le famose riforme per il taglio della politica, per i tagli della politica non sono importanti, perché è vero che i tagli della politica incidono in una misura irrilevante rispetto alle necessità di taglio del debito e del deficit italiano. E però, come dire, è il pensiero che conta in questo caso. Ecco, il pensiero che conta sarebbe quello di dire: a che ce ne facciamo noi di una Camera dei Deputati di 630 persone? Perché se fossero 100, che cosa succederebbe? Impiegherebbero meno tempo, farebbero le stesse leggi, le farebbero meglio, ovviamente, e noi pagheremo un sesto per il funzionamento della democrazia. Un sesto per il funzionamento della democrazia. E questo vale per, senza dover parlare di, per carità, tagli alla democrazia, perché nessuno vuole dire ci vogliono meno partiti o più partiti, bastano 100 rappresentanti del popolo. Bastano, cosa sono 100? Sono due per le regioni piccole, tre per le regioni grandi e ce li mettiamo tutti? Benissimo, va benissimo così, ci può stare, o no, sono di più ovviamente, alla Camera o al Senato sarebbero così, è benissimo, facciamoli stare così, ci sarà comunque la possibilità di un paese che funzioni meglio. Questa è l'occasione di adesso, di parlare, visto che c'è una politica che non è più fatta su quella contrapposizione, almeno per qualche mese, cominciamo a ragionare su come noi dobbiamo cambiare la politica, su come l'Italia deve cambiare il suo rapporto col mondo, su cosa sta succedendo realmente, su quali sono i torti degli altri, perché un'altra cosa che non si fa, perché non la si può far vedere, ed è stata una delle cose più significative dello stato di abbruttimento della nostra democrazia giornalistico-televisiva, è che quella famosa risatina di Sarkozy su Berlusconi l'ha fatta vedere soltanto chi voleva, come dire, irridere a Berlusconi a sua volta, no? I giornali e i telegiornali filo berlusconiani non l'hanno proprio, l'hanno proprio censurata. Così che il giorno dopo non hanno potuto dire è una vergogna, no? Perché è una vergogna cosa se non ce l'hai fatto vedere? La vergogna è che non ce l'hai fatto vedere, no? E però io ci sto a far vedere le cose e poi a dire a Sarkozy scusa, ma il tuo spread perché cresce allora? Possiamo adesso noi ridere di te? E qual è la reale situazione del debito pubblico francese? Lo sapete che so, adesso noi in questo momento il famoso spread, cioè il differenziale tra i buoni decennali rispetto al benchmark, che sono i buoni, i famosi Bund tedeschi, è per noi di 460 e un po' di più per la Spagna, che è tornata a superarci. Ma la cosa divertente è che con una differenza di rendimento dei buoni, che vuol dire che quindi si paga di più il rischio paese, la Spagna ha meno debito pubblico della Germania, cioè il paese puro per definizione. Ma chi parla mai di queste cose? Come ce le raccontiamo? Come ci raccontiamo i problemi degli squilibri dei paesi? Perché la Spagna ha quel problema di fondo che ha il 21% di disoccupati. Un paese ha il 21% di disoccupati perché? Perché Zapatero è un cretino, è stato un incapace nelle sue politiche sociali? No, perché quella era un'economia che è cresciuta vigorosissimamente e velocissimamente, soprattutto su un settore, era quindi squilibrata. Il settore era quello dell'edilizia, delle costruzioni. Fermatosi, crollato quel settore, ovviamente la disoccupazione ha cominciato a dilagare e il paese è andato all'indietro, la gente si è unito anche quello che è stato il problema degli americani, tutti i mutui sono diventati improvvisamente inesigibili o quasi e quindi il sistema si è completamente bloccato e di questo poi ha preso la colpa, come era doveroso che fosse, il governo in carica, e domenica si va a votare. Ma voi avete letto dei grandi articoli su tutto questo? Se vi pare che le elezioni che si svolgono tra due giorni in Spagna siano state raccontate? Siano eppure sono un appuntamento importante per l'Europa. Ma noi stiamo lì, siamo stati lì fino a ieri a parlare di rubi, giusto parlare di rubi, perché c'è chi è riuscito a non parlare di rubi. Noi però abbiamo parlato solo di rubi.
La nostra coda di paglia si dimostra per il fatto che adesso poi il processo Ruby andrà avanti, ma nessuno se lo filerà più tanto, perché tanto Berlusconi non c'è più a Palazzo Chigi e quindi il problema si pone molto meno. Qualcuno arriverà a dire, degli stessi che dicevano voglio sapere quella notte, beh, ma sono fatti suoi ormai. Questo. E allora, no, ecco, vi ho detto a volo d'uccello un po' di cose, perché io potrei parlare ore e ore e ore, ma non avrebbe senso. Ho messo appunto a volo d'uccello tutta una serie di spunti e di elementi, perché vorrei che ci fossero le domande da parte vostra, i quesiti, gli attacchi, tutto quello che volete, con un'unica avvertenza per favore: vorrei che fossero i giovani, gli studenti o in età scolare, in età da Ateneo a fare le domande, perché vedo anche delle persone che sono contento che siano venute, ma sono obiettivamente di un'altra età e probabilmente del mondo delle professioni, delle istituzioni, eccetera. Allora, benvengano a tutte le domande, grazie. Grazie mille per questa chiacchierata. Non so se adesso qualcuno di voi avrà dei complessi sulla sua proprietà e non oserà domandare o meno. Credo saprà essere sufficientemente indulgente il nostro ospite nel giudicare giovani in senso lato quelli che faranno domande, spero non sarà troppo rigido in questo. Io compio 57 anni a gennaio, quindi faccio da benchmark anche io, quindi... fanno domande solo i più giovani di me, e alle signore non viene chiesto l'età, però vorrei subito fare una domanda. Comunque, a parte questo, che scusate era troppo facile, è vero, potevo fare la domanda, se qualcuno addirittura più giovane di me volesse fare una domanda, comincerei da questa sala, poi passeremo alle altre, così possiamo cominciare, potremmo documentare, cominciare dalle altre sale, così invertiamo, facciamo una cosa. Vorrei avere la certezza che i collegamenti che, no, che c'è qualcuno nelle altre sale. No, quello c'è. La realtà virtuale, uno scherzo bestiale. È veramente inaccettabile. Comunque, cominciamo da questa sala. Va bene. chi fa la prima domanda? Io potrei, ma mi astengo. Chi rompe il ghiaccio? Eccolo lì. Sì, c'è anche la nostra velina. Guidi. Io le vorrei fare, dato, complimenti per il suo lavoro, le vorrei fare una domanda su Twitter e su Facebook. In questi è proprio giorni, di Pisa, sento proprio un... No, sono siciliano. No, sì, infatti. Devo fare una domanda su Twitter, specialmente perché negli ultimi giorni è stato, diciamo che ha superato le agenzie di stampa, tant'è che Roberto Rao, un deputato dell'UDC, ha dichiarato il passaggio di due parlamentari del PDL proprio su Twitter e poi è stato ripreso da tutte le agenzie di stampa e successivamente da tutti i TG. Vedevo la Sardoni che riprendeva sempre Twitter, quindi anche per questo glielo chiedo. Cosa... Ma qui... Voglio dire, noi ci dobbiamo abituare che l'innovazione tecnologica porta con sé un livello sostanziale e un livello strumentale. Se la cosa più veloce per far girare le notizie è internet, va su internet. Poi c'è Facebook, va su Facebook. Poi c'è Twitter, va su Twitter. È dai tempi del piccione viaggiatore che è così, no? Si sceglie sempre... il mezzo più veloce è quello che ti permette di raggiungere più persone contemporaneamente. È ovvio che il mondo dell'information technology ha cambiato completamente gli strumenti del giornalismo e non soltanto. Chi di voi scrive più una lettera potendo mandare un SMS o una mail? Chi? Nessuno. O va uno già su Facebook, già ha un suo circolo, un suo circuito. Ma se poi vuole andare più largo o più formale, fa una mail. Se vuole essere più one-to-one e confidenziale, usa l'SMS. Per dare la stessa notizia, o per dire la stessa cosa, o per chiedere la stessa cosa. È chiaro però che, come diceva quello, il mezzo è il messaggio. E quindi cosa succede? Che abbiamo anche cambiato i modi espressivi.
così come un SMS evidentemente è scritto in maniera diversa di come erano scritte le lettere d'amore o di insulti di 100 anni fa, così Twitter e Facebook e lo stesso uso dei siti internet ha cambiato anche la sostanza della comunicazione giornalistica. Resta però il fatto principale, di cui sono un buon testimone. Poi comunque lo strumento principale di fruizione dell'informazione è la classica vecchia televisione, magari modulata con lo schermo del computer, magari richiamata a posteriore attraverso i vari sistemi che ci possono essere digitali, però è sempre che cosa? Il classico mediatore. Il mediatore chi è? È quello che in un patto tacito con te è la persona che ha la reputazione per darti le notizie della giornata che tu non hai potuto seguire minuto per minuto perché eri a scuola, all'università, al lavoro, a fare una passeggiata, in un motel appartato con un'altra persona, tutto quello che vuoi, però poi dici tanto alle 8 o quando è, accendo e so cosa è successo. Oppure, perché ci sono ovviamente i nuovi mediatori, apro il computer, vado sul sito repubblica.it, corriere.it o quant'altro, il Fatto Quotidiano, e vedo che cosa è successo. È ovvio che l'innovazione tecnologica ti porta a tutte queste possibilità. Ma se ancora compriamo i giornali, vuol dire che il nuovo e il vecchio viaggiano insieme. Nel senso che, se voi ci pensate, la cosa straordinaria, assolutamente straordinaria, è quanto sono anacronistici i giornali, che sono l'unica cosa nel mondo e in Italia che è fatta esattamente oggi come era fatta 100 anni fa. Cioè oggi venerdì, in questo momento, nelle redazioni dei giornali si sceglie di che cosa parlare, si scrivono gli articoli, poi in serata li si impagineranno e in nottata saranno stampate le copie del giornale, che domani mattina, sabato, voi potrete comprare andando all'edicola. È la stessa cosa che succedeva 100 anni fa. Ma 100 anni fa voi, non voi ovviamente, salvo alcuni che vedo che in effetti sono vicini a quell'età, no, sto scherzando, ne hanno superata. Ma però, voi, chi i voi, di gli studenti della normale di 100 anni fa, si alzavano e non sapevano nulla di quello che era successo. Non c'era neanche la radio ancora. E quindi andavano all'edicola o dal giornalaio, il chiosco di allora, eccetera, eccetera, e prendendo il giornale potevano scoprire qualsiasi cosa. Ma noi oggi ci alziamo e già abbiamo, se abbiamo il telefonino acceso, ci sono arrivate con SMS o in mille altri modi le notizie, oppure sul nostro smartphone possiamo già vedere i siti, possiamo leggerci già i giornali, poi possiamo accendere la televisione o la radio e abbiamo tutto proprio. Tra computer, uscendo di casa, poi andiamo a prendere il giornale e troviamo delle notizie obiettivamente vecchie e potremmo non trovare alcune delle notizie più importanti solo perché sono successe nelle ultime ore, all'inizio della mattinata, durante la nottata e i giornali ovviamente non hanno fatto in tempo a metterle in pagina. Eppure noi continuiamo a avere un rapporto con i giornali, perché i giornali ovviamente hanno in parte mutato la loro funzione, sono organi di orientamento, di commento, anche per questo è stato favorito quel fenomeno di cui vi dicevo prima, di polarizzazione tendenziosa, chiamiamola così. E però tutto il restante mondo, quello che ci aggiorna in tempo reale, ovviamente ha modalità diverse, infatti fa molto meno opinione, ma fa molto più notizia secca, notizia che sta all'essenziale, che scarnifica l'osso del fatto, non sta poi a raccontarti retroscena eccetera eccetera. È la notizia che infatti può addirittura viaggiare via Twitter con un numero limitato di battute. Questo muta ovviamente e che cosa fa? Ci espone a un rischio di superficialità, cioè non ci fa, non tanto perché l'Italia è un paese come noto dietrologo su tutto, no? Quindi dice quello ha fatto questo quindi vuol dire che c'è dietro qualcosa, no, non perché si debba sempre avere retroscena, perché le notizie ovviamente comportano un inquadramento, una necessità di capire anche il perché oltre al cosa. E ovviamente nel mondo della comunicazione veloce tutto questo rischia di essere perso ed è anche questo il motivo per cui ancora i giornali non sono morti, perché se no
il racconto che vi facevo vi fa capire quanto siano stati superati in tromba dagli altri mezzi di comunicazione veloce. A volte basta veramente, cioè io so quello che è successo fino a questo momento perché mi mandano ovviamente dalla mia redazione degli sms, mi dicono guarda che è successa questa cosa. Non pensate che per voi è la vita normale, ma questa cosa qui, queste cose qui ci sono da 20 anni. Prima il telefonino era nei film di James Bond, che per noi erano il futuro, no? Ecco, il mondo ci ha messi al cospetto di situazioni che hanno cambiato profondamente l'apertura a ogni singolo cittadino di tutto, di tutti i fatti. Oggi non è più possibile nascondere nulla. Per questo che quando vengono fuori le teorie complottiste sull'11 settembre e sulla crisi economica, viene da sorridere, perché non si riesce più a nascondere nulla, anche volendo. E com'è possibile che si creino alle spalle dell'opinione pubblica in paesi oltretutto democratici? Perché tutto questo può succedere nelle ultime fortezze del totalitarismo o in paesi inespugnabili, perché il Nepal, il Bhutan, ma l'America è un paese in cui, cioè, voglio dire, ognuno ha al suo sito personale, a Twitter, Facebook, tutti i social network, ognuno la pensa in modo diverso. Potete pensare che in un giorno di 10 anni fa si sono messi tutti d'accordo per farsi da soli l'attacco alle Torri Gemelle, no? E nessuno l'ha saputo, non l'ha mai saputo, perché per dar la colpa e poter scatenare la guerra in Afghanistan e poi la guerra in Iraq. Scusate la digressione, ma questo serve per dire che siamo in una società a comunicazione diffusa, in cui comunque i mediatori, gli ordinatori servono, ma in cui tutti noi abbiamo la possibilità di accedere a qualsiasi notizia. Tant'è vero che poi succede che andiamo su Google e troviamo di tutto, il contrario di tutto, e non si riesce più a capire qual è la notizia autorevole e qual è la notizia farlocca. E questo è l'effetto, il side effect dell'innovazione che viviamo. Sono alzate altre mani, però c'è una piccola interruzione sulle domande qui, perché dopo la battuta sulla velina la dottoressa Guidi non è più disponibile a portare il microfono, quindi faremo fare una domanda alla sala degli stemmi che sta al piano di sopra, che dovremo vedere in quello schermo, sperabilmente tra poco. Berlusconi si è un po' messo da parte nella scena politica. Lei pensa che questo possa avere degli effetti negativi sullo share dei TG o di trasmissioni di approfondimento, addirittura di quotidiani nati dopo il 94? Può darsi anche di sì, ma voglio dire, è come dire che dopo il crollo dell'Unione Sovietica i sovietologi, che erano gli esperti, i cremlinologi che sapevano tutto, sono andati a casa oppure hanno dovuto cambiare oggetto del loro interesse. Non è detto, no? Se lei, poniamo che lei, come succede in questo momento a una buona parte degli italiani, consideri il periodo di Berlusconi in maniera molto critica, beh, non sarà mica il caso di tenerlo in vita politicamente soltanto per permettere a quei giornali di continuare a pestarlo dal mattino alla sera. È ovvio che cambieranno le cose. Avete sentito probabilmente che tutti i ministri del nuovo governo hanno detto: noi non andremo in televisione, non parteciperemo ai talk show. E anche qualche leader politico ha cominciato a dire, anch'io, Casini ha detto: io non vado più, voglio vederlo, Casini. Però e anche Bersani ci sto considerando. Allora, ci sta anche, perché in realtà, essendo finito o provvisoriamente sospeso perlomeno quel referendum continuo su Berlusconi, ve li vedete andare a discutere sulla patrimoniale, sull'ICI, no? Stasera parliamo dell'ICI, ci sono queste e quelle. No, non sono interessati, non lo vogliono fare. E vi voglio dire un'altra cosa, perché bisogna essere espliciti anche su questo. Hanno voluto tutti il governo tecnico e non hanno voluto i politici entrare nel governo tecnico proprio perché non vogliono essere netti su queste questioni. Vogliono che se è necessario fare la patrimoniale la faccia il governo tecnico per poter dire: io non ero d'accordo, se vanno male le cose, io non ero d'accordo ma c'erano i tecnici. Cioè, le misure più saranno impopolari, più saranno figlie di NN politicamente, no? DMM perché sono le iniziali di Monti, ma anche DNN, nel senso che nessuno le farà proprie politicamente. Più le medicine funzioneranno e tutti poi più diranno posteriori:
era quello che avrei fatto io, ma è stato giusto mandare avanti l'amico Monti, il carissimo amico. È ovvio, siamo in questa fase di sospensione della dialettica politica anche per ragioni di opportunità o di opportunismo. È chiaro che da questo punto di vista i giornali non potranno più vivere di rendita. È come stare sotto un albero in cui c'è continuamente qualche frutto che cade, basta aprire le mani e ti cadono sulle mani. Nei momenti in cui Berlusconi c'ha contemporaneamente i problemi con Sarkozy, con Ruby, con Mediatrade e quest'altro, e l'attacco di Fini, eccetera, eccetera, fare i giornali si facevano letteralmente da soli, no? Tu più eri così smart e più riuscivi a fare il giornale con poco sforzo, perché allora c'è i verbali di Tarantini, insomma, i giornali li abbiamo riempiti così e del resto le notizie c'erano, non è che abbiamo fatto niente di male. Bisognerà fare giornalismo d'inchiesta, bisognerà fare andarsi a cercare le notizie, bisognerà andare a fare il pelo e il contropelo anche a qualcuno che ha vissuto di rendita del fatto che erano tutti interessati a Berlusconi e magari faceva qualche magagna anche lui. Bisognerà evolvere, perché se no vuol dire che era troppo facile. Anche durante Tangentopoli 20 anni fa fu così, non c'era bisogno, quando arrestavano 3-4 persone al giorno bastava dare la notizia degli arresti, spiegare chi erano, era già fatto tu e cosa avevano fatto e avevi già riempito il giornale, perché erano arresti clamorosi, avvisi di garanzia clamorosi. Poi però arriva il tempo in cui la politica riprende il sopravvento. Qui non è la politica che ha ripreso il sopravvento, come sappiamo, è l'emergenza economica e finanziaria, e quindi ci sarà da discutere di misure e tutti, come vedete, fanno a gara nell'esercitare un inedito fair play. I giornali dovranno decidere cosa fare, se essere a loro volta responsabili e partecipi di questo sforzo di pacificazione, oppure dire benissimo, non c'è più la lotta al coltello, eccetera. Però scusi, lei perché fa il ministro dello sviluppo economico e prima era amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo? Cioè, si può, ovviamente, se uno non disturbava prima il manovratore, figuratevi se lo disturba adesso. Basta. Darei adesso una possibilità al piano di sotto. Scendiamo. Scendiamo, l'Aula Bianchi. Aula Bianchi. Buonasera. Io volevo sapere da lei come è possibile fare del giornalismo. Lei ha detto prima che è la cronaca, quella anche locale, diciamo, che potrebbe interessare di più la gente all'inizio. Ora, dal ragazzo di 20 anni che magari c'è il blog, io sono calabrese, Musolino, che adesso lavora alla 7, è stato tolto da Calabria Ora. Il ragazzo di 20 anni che magari scrive sul blog ha paura della querela o comunque delle pressioni che gli vengono fatte, perché a Mentana magari non lo querelano, però a qualcuno che lavora un giornale più piccolo e che vuole fare dell'informazione vera gli viene negato molto facilmente. Com'è possibile fare informazione con la paura della querela in questo contesto? Bisogna avere, come si dice negli ambienti accademici, bisogna avere le palle. Cioè bisogna rischiare, non essere, cioè non è che bisogna essere degli irresponsabili, nel senso bisogna rischiare perché ne vale la pena, su quello che vale la pena. Un conto è mettersi contro un amministratore prepotente, un conto è dare delle notizie non provate, non sicure su temi scottanti che magari ti possono costare qualcosa di più che una querela, ti possono costare l'incolumità fisica. Soprattutto nelle terre di confine, nella lotta tra lo Stato e l'antistato, è ovvio che il rischio è soprattutto un altro. In Calabria sicuramente il rischio è soprattutto un altro, con la più feroce delle mafie, cioè l'andrangheta. Però si tratta di fare bene il proprio mestiere, che vuol dire anche essere sicuri delle notizie che si danno. Non fare i Don Chisciotte, nel senso che è inutile dire, abbiamo parlato della Calabria, è inutile dire il governatore Scopelliti è un amico dei mafiosi perché in quella foto si vede che era alla festa e dietro si vede uno. Cioè, se bisogna fare delle accuse dure e forti, bisogna essere circostanziati e soprattutto di immediata presa sul lettore, ascoltatore, telespettatore. Cioè sono dati di fatto, spesso c'è anche un pochino di velleitarismo in alcuni casi. Un blogger di 20 anni deve dare notizie, ma anche saperle inquadrare, cercare di ricordarsi che non c'è soltanto
il coraggio, ma c'è anche la ragione, che non è la prudenza, è la ragione. Le notizie, ci sono delle notizie per cui vale la pena di rischiare il posto. Ci sono delle notizie per cui non vale la pena neanche di rischiare una strigliata, e tantomeno una querela. Bisogna saper far bene il proprio mestiere, perché ho visto, come in altri campi della vita, ci sono tante persone coraggiose ma non intelligenti. Alla fine sono solo incoscienti, sono letteralmente, tecnicamente incoscienti, no? Non hanno coscienza di quello che fanno. Questo è un lavoro che va fatto con coscienza, perché tu ti guadagni la reputazione dell'opinione pubblica se hai il coraggio di dare la notizia scomoda quando ha senso dare quella notizia scomoda. Se no, il resto è, vuol dire ingaggiare una guerra privata con il potente, cosa che magari ti darà reputazione con i nemici di quel potente, no? Ecco il coraggioso collega che ha rischiato il posto. Ma hai dato una notizia importante o hai fatto soltanto un prolungamento della battaglia politica contro quello lì soltanto perché è più potente o governa adesso e ti sta pure antipatico? Ecco, questa è l'unica avvertenza che do, perché sennò è troppo facile dire, troverete sempre qualcuno che viene a fare una bella conferenza sul giornalismo e dice bisogna sempre stare dalla parte dei più deboli, bisogna sempre attaccare il cattivone di turno, eccetera, eccetera. Certo. Bisogna essere, non bisogna mai essere corrivi con i poteri, soprattutto quelli prepotenti. Però bisogna anche fare informazione, che è una cosa diversa che fare Don Chisciotte, nella migliore delle ipotesi, spesso anche Sancho Panza. Credo ci sia un'altra domanda, sempre in Aula Bianchi. Aula Bianchi? Un'altra domanda dal sottosuolo. Cattiva, un giornalista. Un paio di giorni fa ho sentito la notizia, anzi ieri credo, che Berlusconi fonderà un'altra televisione. E questa non è la notizia, ovviamente. La notizia è che avrebbe usato la RED, che è una rete gestita da Lema, finanziata abbondantemente dallo Stato, e che ha sede Palazzo Grazioli. Allora, me la sono sognata questa notizia? E se non me la sono sognata, perché non ne hanno parlato prima? Mi sembra di una gravità. Di che cosa non hanno parlato? Di questo fatto che D'Alema aveva una rete finanziata dallo Stato con sede in Palazzo Grazioli. Se ne è parlato tante volte, tant'è che ieri la notizia è arrivata alle 8 di sera, alle 8:20 abbiamo già potuto fare il servizio, perché erano tutte cose che sapevamo, perché avevamo già dato. Ma non mi sembra che sia dato. È giusto che ci siano nei palazzi del potere porte aperte, ma attenzione a non sfondarle le porte aperte, perché queste sono cose che, insomma, c'è stata una fortissima polemica sul fatto che tra gli organi di informazione che percepivano provvidenze dallo Stato per l'editoria c'erano anche la TV, Red TV di D'Alema e UDEM del Partito Democratico, come c'era anche il campanile di Mastella o Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, cose di questo genere. Cioè si è sempre detto. Mastella non è D'Alema. Dipende da che punto di vista, cioè i soldi di conoscere, ma non è che uno, se è D'Alema, ha diritto a di più o di meno e Mastella di più, cioè vediamo di intenderci, conta anche la rappresentatività spesso, no? La rappresentatività però vuol dire anche diffusione accertata, dipende. Io penso che l'esperienza di Red sia stata fallimentare e ci abbiano rimesso dei soldi, che sono soldi nostri probabilmente, come succede per l'Unità, Il Secolo d'Italia, Libero, tanti giornali percepiscono soldi pubblici. Mi sembra un paradigma non molto bello. No, io sono perché nessun... io non ho mai lavorato in un giornale che percepiva soldi pubblici. Ritengo che un giornale, il Fatto Quotidiano, deve la sua reputazione al fatto che il primo giorno ha detto, anche al fatto che ha detto, noi non vogliamo soldi dello Stato. Non voglio. Ed è la differenza con l'Unità, che invece ne prende tanti a sinistra, e ne possiamo fare tanti esempi da tante altre parti. E io non so lei dove vuole arrivare, quello che io le dico è che questo qui è obiettivamente una mala pianta, perché poi non è che
fanno informazione con i soldi nostri, fanno un'altra cosa, mantengono delle persone con i soldi nostri, perché nessuno di noi ha mai letto, quasi nessuno, delle testate di cui stiamo parlando. Quindi servivano soltanto a mantenere pseudogiornalisti, segretarie, segretari, perché poi si usa sempre il femminile ed è discriminatorio. Cioè, ecco, insomma, serve a mantenere un piccolo carrozzone di famigli, molto spesso, no? Ed è e spesso sono proprio anche familiari, per dire il vero, no? Ecco, però l'informazione è un'altra cosa. E comunque sia, io, se dovessi dare un consiglio al Cavaliere, a Berlusconi, direi faccia tutto ma non un'altra televisione, ne ha già così tante che non si capisce cosa gli serve un doppione. È soltanto l'idea probabilmente di occupare una sede di una televisione che sta già a Palazzo Grazioli, per evitare di trovarsi qualcun altro come coinquilino. Riprenderei a questo piano la signora. No, importa, perché devono sentirlo dagli altri, dalle altre, dalla sala Bianchi e dalla sala Stemmi, la sala Stemmi. Che saluto. Allora, una domanda forse ingenua, non lo so, ma su un termine che è circolato tantissimo appunto durante il governo Berlusconi, intercettazione. Qual è il rapporto del giornalismo con le intercettazioni e che cosa ne pensa lei delle intercettazioni? Le intercettazioni sono, come noto, uno strumento indispensabile per una serie di indagini. Quella di cui noi parliamo giornalisticamente sono le trascrizioni delle intercettazioni che stanno dentro i fascicoli delle procure o i fascicoli processuali. Io penso che il giornalismo sia una cosa che ha delle linee chiarissime. Se una serie di atti sono a disposizione delle parti di un processo, sono pubblicate, quindi pubblicabili, quindi possono andare anche sui giornali. I giornali però spesso usano di questa libertà e di questo diritto dovere come dei grossisti, oppure come dei produttori che non stanno attenti alla qualità del prodotto, cioè buttano dentro tutto. Faccio due esempi. Quando ci fu la famosa estate dei furbetti del quartierino, la scalata alla BNL e all'Anton Veneta da parte dei vari Ricucci, eccetera, tra le risultanze, tra le trascrizioni, c'era anche un SMS della allora moglie di Ricucci, l'attrice Anna Falchi, che gli diceva ti amo. Beh, ecco, assolutamente, e non essendo lei fra l'altro indagata per ovvi motivi, perché no, non c'entrava niente, no, ovviamente, quella trascrizione non doveva apparire. Eppure ovviamente è finita sui giornali e se ne è parlato. Ora non è cambiato il mondo, non è che abbiamo dichiarato guerra a un altro paese perché è stata pubblicata quella cosa, però ha dato un'idea sgradevole, ancora più sgradevole. Vado a un altro episodio. La Cricca, quelli lì, gli appalti, G8, eventi, grandi eventi, Bertolaso, eccetera. Il figlio di uno degli indagati parla con un produttore cinematografico, perché voleva... E allora era una conversazione molto intima, vogliamo dire non eterosessuale. Nessuno dei due era indagato. Là abbiamo letto sui giornali, su qualche giornale, questa intercettazione. Viva Dio, però, qui ci dobbiamo intendere, cari colleghi giornalisti. Noi dobbiamo pubblicare, noi possiamo pubblicare tutto, e per carità, la legge sta dalla nostra parte finché non cambia la legge. Però noi dobbiamo stare attenti a come usiamo di questa libertà. Poi ci sono tutte le telefonate di Berlusconi. E anche lì vi devo dire che su alcune, per carità, io capisco che non ha nessun rilievo processuale, la Patonza deve girare, però è così divertente, no? Che è un manifesto quasi, su cui vincerebbe le elezioni, peraltro, in alcuni settori. Ma
quello posso capire, ma però c'è stata un'insistenza su alcuni particolari che francamente non aggiunge nulla alla percezione che si ha del fenomeno delinquenziale o di illegalità che si vuole ipotizzare, e che sembra più che altro figlio soltanto di una inconfessabile voglia di buco della serratura. Il problema è dei giornalisti, ma a monte è di chi passa ai giornalisti queste trascrizioni di intercettazioni, o anche, come abbiamo visto, questi nastri, perché abbiamo sentito anche con la viva voce dei protagonisti. Tutto questi stanno nei fascicoli processuali, abbiamo detto, ma se stanno nei fascicoli processuali, il problema è dei PM e dei GIP, cioè di chi ha messo poi per iscritto negli atti, perché gli serve per dire quello è colpevole, si ipotizza il reato, ha messo delle cose anche che non c'entravano. Quindi, secondo me, nell'ambito di un diritto che è sacrosanto, la libertà di pubblicare atti che stanno in fascicoli processuali, in fascicoli di giustizia, che quindi non sono come la famosa cosa, allora abbiamo una banca che non era ancora neanche nelle trascrizioni, no? E su cui tra l'altro c'è un processo, infatti. Fermo restando appunto che c'è questo diritto, e noi però dobbiamo saperlo esercitare con intelligenza, scrupolo e senso etico. E i magistrati devono sapere utilizzare di quelle fonti, utilissime le intercettazioni per scoprire, per quanto riguarda la lotta contro le mafie sono stati decisivi molto spesso le intercettazioni, però devono saper non abusare di quello strumento. E non è perché quelle robe che si dicono propagandisticamente in Italia si fanno più intercettazioni, non è vero, si fanno da tutte le parti. Da noi evidentemente si usano in modo più massiccio. Poi io vi dico anche una mia perplessità. Allora, vi ho detto, penso di essere stato abbastanza chiaro. Secondo me è sacrosanto che ci siano le intercettazioni, che su alcune cose sono state utilissime per chiudere delle indagini importanti, su altre cose sono state utilissime a noi per sapere chi ci governava o chi c'era di qua o di là a avere un ruolo pubblico, politico, economico che fosse. Però ci sono delle cose che secondo me noi non dovevamo pubblicare, voi non dovevate leggere, perché non ci aggiungevano niente e sono servite soltanto a alimentare quel clima da basso impero, da lupanare, che sappiamo, no? Senza che si aggiungesse alcunché d'altro. Poi c'è un aspetto sostanziale che non riguarda il nostro lavoro, riguarda proprio le intercettazioni. A volte le intercettazioni danno l'idea di essere utilizzate, come si dice nel gergo tecnico, un po' a strascico. Nel senso, io indago quello perché per divieto di sosta e poi scopro che c'ha la madre che ha una tresca con quello che però è un contrabbandiere, e allora indago quello per il contrabbando. E qui dovrebbero essere i giuristi a spiegare se è giusto o no procedere in questo modo. Credo che noi siamo un po' fuorviati dal fatto che noi abbiamo conosciuto le intercettazioni e le trascrizioni delle intercettazioni soltanto per la politica e i grandi affari, cioè per grandissime inchieste. E allora su quelle noi diciamo, ma non tocchiamole proprio, sono assolutamente necessarie e sono utilissime anche per raccontare la storia del nostro paese. Secondo me una legge sulle intercettazioni, adesso che non c'è più Berlusconi sarà molto più facile, no? Però una legge che regoli lo strumento della pubblicazione delle intercettazioni ci vuole, perché sennò siamo lasciati alla legge del Far West, in cui se uno è più spregiudicato, oltretutto costringe anche gli altri a pubblicare, perché dice, come, quello ha dato quella notizia e voi non l'avete data, allora voi censurate, ecco, allora si crea una spirale che è molto pericolosa. Quale consiglio pratico darebbe ai giovani giornalisti che cercano di inserirsi nel settore? Come muoversi? Perché di notte ci tiene sveglio l'entusiasmo, la voglia di fare questo mestiere, di giorno invece dobbiamo fare i conti con l'amarezza di trovare le porte chiuse. Allora, adesso la risposta sarà un pochino più articolata. Noi in realtà siamo ancora 4 punti sotto il nostro livello di vita di 3 anni fa. Cioè la decrescita
del nostro prodotto interno lordo è tale per cui noi stiamo peggio di 3 anni fa e forse tra 3 anni staremo come 3 anni fa e ricominceremo a crescere. Questa lunga crisi è stata soprattutto una crisi nel settore editoriale, per quanto ci riguarda. Ovviamente è stata su altri, insomma, nel settore manifatturiero è stata pesante, in altri settori è stata forte, ma nel mondo dell'informazione e della comunicazione è stata molto pesante, per una serie di motivi. Innanzitutto perché i giornali vivono e la televisione soprattutto sulla pubblicità. E nei periodi di crisi le aziende possono decidere cosa tagliare, ma un conto è tagliare i posti di lavoro e un conto è dire faccio meno pubblicità, no? Pubblicizzo meno i miei prodotti. È meno invasivo ed è socialmente meno macelleria. Le aziende hanno visto che tagliando settorialmente, soprattutto sulla carta stampata, la pubblicità, insomma facendo meno pubblicità ai loro prodotti sulla carta stampata, non è che gli diminuiva così tanto il numero delle vendite. Quindi si sono abituate a fare meno pubblicità o a chiedere ai giornali, dice vabbè, ti compro le pagine pubblicitarie, però me le fai pagare molto meno di prima. Questo ha portato le aziende editoriali a essere molto meno ricche. Tutti i grandi giornali hanno dovuto fare dei piani di ristrutturazione che hanno portato al prepensionamento dei giornalisti, al taglio delle collaborazioni e cose di questo genere. Contemporaneamente, in questo clima di crisi, non nascevano nuovi giornali. Questo ha fatto sì che in questo momento l'ingresso nel settore del giornalismo, dalla via maestra, ufficiale, sia riservato a poche decine di persone in tutta Italia in un anno. Sono brutale, ma io consiglio a chi lavora per vivere di non scegliere il giornalismo. Se uno lo può fare perché ha una famiglia solida, oppure insomma, crede tantissimo in se stesso, auguri. Però attenzione, che questo è un mestiere in cui ci sono, in questo momento, in Italia, quasi altrettanti disoccupati o sottooccupati di quanti occupati ci siano. Una volta, quando io avevo la sua età, quindi stiamo parlando dell'era glaciale praticamente, insomma si poteva pensare ragionevolmente di tentare di entrare perché le aziende erano floride e a 65 anni i giornalisti andavano in pensione, se ne assumevano di giovani, insomma c'era il classico turnover. Oggi non c'è il classico turnover, non solo. Ma l'invalersi di strumenti alternativi a quelli dell'editoria ufficiale, i blog, i siti internet, eccetera, fa sì ovviamente che ci sia una concorrenza operata da chi non ha bisogno dei contratti giornalistici. E questo evidentemente aggiunge un'altra tessera, un mosaico certo non entusiasmante, che chi prende delle persone, le prende in genere con contratto non giornalistico, con delle paghe un po' da fame e con nessuna certezza per l'avvenire, cioè mai con contratti a tempo indeterminato. Bisogna avere una grande passione, o essere molto incoscienti, oppure avere un'opportunità, avere la fortuna, avere una grande fortuna. Perché è quella canzone, 1 su 1000 ce la fa, non so se questa è la percentuale, ma insomma non ce la fa 1 su 2, e quindi tu devi avere passione, devi essere brava, devi avere naso, fiuto, talento, passione, e sperare che, e più probabilmente stare in una grande città piuttosto che in una piccola città, perché è ovvio che la gran parte dell'editoria scritta, stampata, sui siti, in radio e in televisione sta tra Milano e Roma. Allegria, eh? Abbiamo tempo ancora per un paio di domande che peraltro no, come? Si sono già prenotate. Ma No. Ah, scusa, sul più bello. Abbiamo tempo per molte altre domande. Benché ci sia un telegiornale da fare, mi risulta, tra poco tempo. Vado a farlo, non vi preoccupate. Nonostante questo abbiamo un piccolo break pubblicitario, che avete già visto apparire là, che è l'annuncio del nostro prossimo incontro, prima che io me lo dimentichi, Ennio Morricone sarà l'ospite. Vabbè, ma tra un anno è il generale di due... Non solo abbiamo
come vedete, cambiato la data, non è un venerdì, anche se eccezionalmente è un venerdì, abbiamo cambiato anche la sede in quel caso, quindi attenzione perché sarà al teatro quell'incontro. Torniamo quindi, dopo questa piccola interruzione pubblicitaria, al nostro ospite, e c'è una domanda che dà. Ecco l'arguta collaboratrice che dà. Buongiorno, volevo sapere com'è possibile che in passato e anche ora così tanti giornalisti abbiano deciso di piegare la propria testa, il proprio orgoglio, anche diciamo l'onore, a sostenere le opinioni, le idee di altri anziché le proprie, e poi com'è possibile che quelli che invece virtuosi accettino che gli altri stiano in questa condizione servile in un certo senso e non gli dicano svegliati. Ma qui svegliati è l'ultima cosa che bisognerebbe dire, perché sono sveglissimi. Sono le scelte che si fanno, sono scelte. Adesso non voglio essere particolarmente sferzante, ma in ciascuna delle nostre città ci saranno delle persone che amministrano aziende comunali o realtà di interesse pubblico, che non sono migliori probabilmente di altri, ma sono più fedeli a questo o quel partito. Così è stato, è da tempo, no? Non voglio arrivare a dire che anche chi guida la normale non è quello che penso, ma voglio dire, anche in molti atenei, cioè, lo sapete benissimo che il fenomeno delle baronie è né più né meno che quella stessa situazione portata nell'ambiente accademico. E l'Italia è così su tante cose. Il giornalismo, essendo diventato una cosa importante nella lotta politica, i politici hanno pensato che ci dovessero essere dei giornalisti con un rapporto diretto con loro, perché non si dessero delle notizie contro di loro. Questa è la logica che li ha animati. E molti hanno risposto sì. Molti hanno risposto sì. Poi considerate cosa vuol dire se quello che succede appunto nei telegiornali della RAI, dove tu vai in un telegiornale, ma noi diciamo sempre dalla parte di Berlusconi, se tu vai al TG3 sai già che giornale farai, no? E cosa gli dici? Svegliati. E uno sceglie, accetta. Ma del resto, se uno, alcuni dei nostri migliori giornalisti stanno in quei giornali che dicevo prima, ma che gli devo dire svegliati? Quelli sono svegli, sono bravi, hanno scelto di fare un giornalismo di parte, è una scelta che ci sta. Il problema ovviamente sono quelli che nascondono le notizie per compiacere i padroni, i loro padroni o i loro politici di riferimento. Questa purtroppo è una malapianta, però ripeto, io sono entrato in Rai 30 anni fa, è una malapianta che non è nuova, adesso si è fatta molto più forte perché c'è stato uno che è stato il player principale della politica italiana per quasi 20 anni, no? E molti si sono, ed è uno che sa come funzionano i mezzi di comunicazione. E allora ha fatto lui da benchmark, come diciamo oggi per i Bund, no? È stato lui il benchmark, il punto di riferimento, il marcatore di un'epoca. I giornalisti berlusconiani, i giornalisti anti-berlusconiani per partenogenesi, diciamo. Io spero che oggi, infatti, si torni a un giornalismo che sta sui fatti, per vedere poi chi è bravo e chi non è bravo. Perché non è detto che un bravo polemista diventi poi un bravo cronista. Ci sono dei bravi. Travaglio, per fare un esempio, è un polemista faziosissimo, però è un bravo cronista, è stato un bravo cronista giudiziario, conosce molto bene i temi di cui parla. Belpietro è un giornalista che si documenta molto, Certo, poi ognuno si farà la risatina a seconda di come la pensa per ciascuno dei nomi che ho citato e per altri che potrei citare. Ci sono soltanto, c'è anche gente, e qui permettetemi però, i nomi non si fanno, nel senso che non voglio offendere nessuno, però ho presente persone che probabilmente non sarebbero mai arrivate dove sono arrivate se non avessero avuto un filo diretto, un rapporto con un politico forte. E quelli sono arrivati in alto perché erano affidabili, perché erano di affidamento. Che volete dire? Questo però è visibile a occhio nudo. Ripeto, il cittadino poi fa le sue scelte. Tu puoi nascondere una notizia un giorno in un giornale o in un telegiornale,
ma non tutti i giorni in tutti i telegiornali. Sinché c'è la libertà, e c'è, in questo paese, basta che uno, due, tre facciano bene il loro mestiere e gli altri sono smascherati, perché se tu in una via di Pisa hai tre panetterie, due ti dicono che oggi non si è panificato e la terza c'è il pane, sono le altre due che hanno mentito. E quella però cosa farai? Il giorno dopo andrai direttamente in quella terza panetteria, quella che ti ha dato il pane. E questo succede nel mercato dell'informazione. E scusa se lo dico, non ne ho mai parlato fino a questo momento, ma la fortuna che ha avuto il telegiornale che dirigo è proprio quella di dare le notizie nel periodo in cui con più difficoltà altri le davano. E questa formula che si chiama, come la vostra università, normale... La cosa più normale che si potesse fare è stata una formula di successo. Un fuoricorso, direi. Volevo chiedere un suo parere sul fenomeno Roberto Saviano e sul suo mix tra pagina scritta e immagine televisiva. Saviano è nato come eroe suo malgrado, è stato un bravissimo narratore di una struttura narrativa che ha messo insieme la forza, la potenza del romanzo e sulla denuncia sociale di fatti veri. Questo lo ha esposto a un ruolo di icona delle battaglie civili italiane. Sul versante che è il più pericoloso e il più importante in questa fase, soprattutto nel centro-sud, che è quello della lotta contro la criminalità organizzata. Poi Saviano ha scoperto di essere bravo anche a parlare, di essere un forte narratore non solo nella pagina ma anche nella comunicazione diretta. E l'ha saputa giocare bene. C'è bisogno però che Saviano faccia un passo avanti, nel senso che come grandi narratori, romanzieri, deve riuscire a uscire da Gomorra. Deve avere la forza di costruire un'altra storia forte di denuncia, di racconto, ma anche di struttura romanzesca potente, per uscire da questo sortilegio, che è quello per cui... girando il mondo, poi deve sempre parlare della lotta contro la mafia. Domani andrà dagli occupanti di Zuccotti Park a Manhattan, a New York, e farà il suo discorso contro le mafie. E il rischio, appunto, è quello che quando ero ragazzo io, nelle assemblee arrivava sempre il vecchio partigiano che ci raccontava la resistenza. No? Roberto è troppo giovane, io ne sono amico, Roberto è troppo giovane per essere consegnato a un ruolo così ingessato di icona della lotta contro la camorra. Deve riuscire a essere potente, forte e civile su qualcos'altro, trovare tutti i temi. Ha dimostrato in Vieni via con me con Fazio di saper raccontare tante storie. Poi si è visto proprio nel corso di quella trasmissione, ha finito il repertorio con l'ultima puntata, è andato a riossigenarsi negli Stati Uniti, a studiare, a vedere, a raccontare. Tornerà e nella prossima stagione farà altre trasmissioni. Quello che io gli dirò è che deve riuscire a trovare delle storie forti da raccontare uscendo da quello che è stato il suo personaggio fino ad oggi. È stato benissimo, è stato validissimo, è stato bravissimo. Se l'anno prossimo tornassi a raccontarsi le storie della camorra, probabilmente avremmo un effetto déjà vu. Bisogna fare dell'altro. Buonasera. Il suo telegiornale è ormai diventato un punto di riferimento molto importante per una vasta fetta dell'opinione pubblica. Inizia bene la domanda, mi pare... No, in particolar modo il suo editoriale. Ecco, io mi chiedevo come vive lei il rapporto con il peso di questa responsabilità, cioè la responsabilità delle sue interpretazioni. Sono un totale irresponsabile. Perché comunque, ecco,
Lei ha parlato di fatti, però i fatti prevedono sempre comunque un'interpretazione, semplicemente anche nel modo in cui si porgono. Ecco, volevo chiederle questo. Allora, come dicevo, ma adesso grazie alla sua domanda lo dirò in maniera più precisa, è ovvio che se uno dà le notizie e parte dai fatti, poi può arrivare a inquadrare i fatti in un modo che può non essere neutro. Il problema però è non aggirare i fatti. Vuoi per omissione, vuoi per distorsione della notizia. Tu devi prima di tutto dare le notizie. Poi puoi dire, e quindi per questo è probabile che Berlusconi debba rassegnare le dimissioni, oppure vedere confermata la sua maggioranza. Ecco. Cioè, puoi dare degli elementi che sono anche sostanziali, addirittura di giudizio o di anticipazione, ma solo se hai dato le notizie. Lo sforzo che ho fatto è quello di legarle come in un racconto, come in una attualizzazione del più antico dei mestieri sociali, quello del cantastorie, o se volete quello della Edo omerico, no? Femio, come si chiama? Demodoco. Allora, quelli, insomma, devi raccontare e inquadrare quello che è successo, mettendo tutto insieme. Perché c'è un filo logico? Perché se tu dai solo delle notizie frammentarie, non fai il tuo mestiere, fai un notiziario, no? Fai una hit parade. Quali sono le 10 notizie più importanti di oggi? È successo questo, è morto quello, e quello è stato licenziato, quello ha vinto il premio Puglia, fine. Previsione del tempo, buonasera. No, un telegiornale è un'altra cosa, perché un telegiornale è comunque un prodotto, un programma che deve avere una sua unità interna, un suo filo logico, un filo conduttore, una sua armonia, dei pesi e dei contrappesi. Per far quello ci vuole una figura unificante. Per non fare quella cosa terribile che ancora oggi c'è e che mi fa inviperire, anche qui uso un eufemismo, quelle che danno notizia poi dicono cambiamo decisamente argomento. Ma che come stai? No, solo perché passi da una notizia all'altra. Ma non è possibile, non c'è bisogno. Chi guarda un telegiornale sa che non si parla solo di una cosa, no? È ovvio, no? Però la forza della narrazione sta, ora per tutto si usa il termine narrazione, me ne scuso perché ormai Vendola parla solo di narrazione, ma tutti ormai parlano la narrazione di questa. Allora, però si tratta di mettere insieme le cose, di fare un inquadramento che fa percepire che le notizie si tengono l'una con l'altra, hanno un nesso, non c'è casualità nel fatto che le cose succedano o che noi le si racconti, perché la vera cosa, detta o non detta, che io mi devo prendere la responsabilità di farvi capire che vi do quella notizia perché è importante e quindi la devo inquadrare nella sua importanza. Ed è questo che crea il rapporto, un rapporto di fiducia reciproca. Uno dice, adesso guardo quel telegiornale perché mi fido di come mi racconta le cose, ma ti fidi perché hai percepito che te le do perché io ritengo in buona fede che sia giusto dartele e ti spiego il perché. Questa è la sostanza dell'operazione. Poi io introduco il telegiornale con un racconto generale, soprattutto per fare da butta dentro, come succede nelle discoteche del venerdì e del sabato sera, no? Devo trovare in modo che, e quando sono piene comincia la musica, no? Quando ho raccontato tutte le cose, so che tutti si sono sintonizzati, può iniziare il telegiornale. Ma lo faccio in maniera ovviamente non casuale e non random, lo faccio appunto con un flusso di narrazione, come direbbero quelli più eruditi di me, che serve a mettere tutti sulla lunghezza d'onda di quello che è successo principalmente nella giornata. Darei un'altra opportunità giù. Andiamo in sala Bianchi? Sala Bianchi, sì, che non è nel sottosuolo. Sì, allora, il nostro Presidente del Consiglio ieri nel discorso al Senato ha parlato di recuperare il senso dello Stato e nello stesso giorno Repubblica ha pubblicato la prima pagina della lettera inviata a Scalfaro da non so da chi, in cui praticamente si chiedeva di revocare 41 bis a 300 diciamo mafiosi. E come si possono diciamo far convivere queste due diciamo parti, ecco, della nostra personalità italiana in un recupero
del nostro sentimento per lo Stato, del nostro senso dello Stato. E poi volevo sapere anche come si sono evoluti i rapporti tra Stato e mafia negli ultimi 20 anni, nel senso se c'è una correlazione o no. Ah, vabbè, una domanda. E vabbè, ti rispondo sì. No, allora, la seconda domanda proprio non rispondo, nel senso che non sappiamo assolutamente niente. È chiaro che il riferimento che faceva nella domanda era a quello che accadde 18 anni fa, ai tempi dell'estate degli omicidi di Falcone e Borsellino, e poi insomma, tutto il discorso della trattativa di cui si parla tanto, tra lo Stato e i corleonesi in quel periodo tra il 92 e il 93, in cui a quanto pare ci sono stati degli atti concreti a questo riguardo. C'è molto fumo, c'è sicuramente anche arrosto. Io mi chiedo però, adesso si vuole imporre la vulgata democratica, diciamo, per cui Borsellino è stato ucciso perché sapeva che c'era la trattativa. Sì, ma allora perché è stato ucciso Falcone 2 mesi prima? Perché non lo sapeva? Falcone e Borsellino sono due eroi, due dei pochi eroi dello Stato Democratico Italiano, uccisi dalla mafia perché erano dei grandi magistrati antimafia. Tanti girano con la scorta e non rischiano niente. Non voglio chiedere conferme, ma chi indossa una divisa sa bene a cosa mi riferisco. Loro, pur viaggiando con la scorta, hanno sacrificato se stessi e la loro scorta, a cui va pure sempre un pensiero per quell'ulteriore sacrificio. Involgarire il ricordo di Falcone e Borsellino con la ulteriore dietrologia riguardo alle motivazioni delle stragi che hanno portato alla loro morte e alla morte delle persone delle loro scorte. E con, allora, c'era perché quello trattava, ci sono le indagini in corso. Queste indagini ci stanno portando evidentemente a capire che successe qualcosa, ci fu uno strappo, che c'era stato sicuramente un patto di non aggressione diretta per paura, per minacce, per viltà. Sicuramente, che so, Andreotti è uno che ne sapeva tante a questo riguardo. Sicuramente hanno cominciato a rischiare i martelli Vizzini, che erano ministri nell'ultimo governo Andreotti, perché in passato forse non facevano paura e a quel punto si erano messi a fare una più intransigente lotta direttamente contro la cupola mafiosa. Però di qui a cambiare la storia della lotta contro la mafia, che non dimentichiamo ha portato all'arresto di Riina 6 mesi dopo la morte di Falcone e Borsellino, il 15 gennaio del 93 fu arrestato Totò Riina. Come noi sappiamo, nel 2006 è stato arrestato Provenzano. C'è un solo boss mafioso che noi conosciamo, Messina Denaro, che ancora non è stato acciuffato. Poi, preso Messina Denaro, se chiedo perfino agli esperti chi è il capo della mafia, non lo sanno più. Evidentemente, da un lato la mafia è cambiata, dall'altro però lo Stato veramente ha fatto la sua parte e le cose sono cambiate laddove era possibile cambiarle. Certo, conta anche la struttura del potere mafioso. La mafia siciliana è piramidale, quindi una volta decapitata soffre enormemente lo sbandamento. L'andrangheta è, come si sa, più capillare e soprattutto, essendo fondata su vincoli di sangue e anche familiari, è molto più difficile trovare pentiti, anche se ci sono i pentiti di 'ndrangheta. Non credete neanche alla vulgata della 'ndrangheta impenetrabile. E quindi attenzione a mettere a fare in soldoni la storia raccontata a fumetti, la trattativa, le cose eccetera. Poi io sono abituato a un'altra cosa ancora, che tutti gli stati hanno una linea grigia che non viene raccontata nella tutela dell'ordine pubblico, nella tutela della sicurezza nazionale,
per cui ci sono persone che parlano o che sanno dove stanno delle altre persone con cui, a cui mandare messaggi e che è da tenere sotto controllo. La Francia lo ha fatto per decenni in Algeria e poi in Corsica, che è parte del suo stesso territorio con i nazionalisti corsi. Il Regno Unito l'ha fatto a Belfast con i guerriglieri nordirlandesi. È ovvio che esistono queste cose, ma non facciamoli tutti diventare la dietrologia spicciola per cui c'è la retorica, per carità. Poi qui vanno in mezzo anche i familiari sopravvissuti di questi nostri eroi della magistratura, e quindi non voglio neanche dire delle cose che potrebbero suonare offensive per loro. È legittimo che ci si batta per sapere tutta la verità da parte dei familiari delle vittime, di Falcone e Borsellino e degli agenti delle scorte. Però vediamo di non fare anche di questo una cosa come il complotto dell'11 settembre, quest'altra è la strage. Allora cerchiamo di dar modo alla magistratura di raccontarci cosa è successo. Non facciamo un altro pezzo della lotta politica. È vero che tra tutte le accuse fatte a Berlusconi, quelle sulla mafia a me sono sempre sembrate le meno verosimili, e quindi hanno generato adesso che sembra che invece questo nuovo filone riguardi più gli altri, riguardi i politici di centrosinistra del 92-93, è chiaro che ci sia una tendenza alla revanche da parte di chi è stato tanto pressato per anni. Però a me interessa la realtà, ecco, non mi interessa vedere chi è più bravo a far polemica sul passato. Stiamo parlando di cose molto serie: la lotta contro la mafia e il sacrificio di Falcone e Borsellino. So che questo è sgradito al nostro ospite, è sgradito a voi, ma dobbiamo chiudere qui il nostro incontro. Ringrazio lui di essere venuto, tutti voi di essere presenti. Ma come, adesso sul più bello.